Ora, esiste una soluzione a tutto ciò? Certo che esiste una soluzione, ed è di una semplicità sconcertante. Se la maggior parte dei crediti sono alimentati dai soldi creati dal nulla sui bilanci delle banche centrali, cancellarli può semplicemente voler dire cancellare i crediti delle banche centrali. Crediti nei confronti di chi? Crediti nei confronti in parte degli stati, perché le banche centrali con il quantitative easing sono diventate proprietari di titoli governativi, quindi di BTP, di bond, di gilt inglesi, eccetera, eccetera. Sono creditrici degli stati. In parte sono creditrici delle grandi imprese multinazionali, a cui ho prestato molti soldi, sempre attraverso questo acquisto di titoli sui mercati. Cosa succede se una banca centrale dovesse semplicemente registrare una perdita? Che differenza c'è tra una banca centrale e una banca commerciale qualunque? Io, banca commerciale, ho due conti. Sono debitrice di Guido, di Luigi e di Giacinto, che hanno depositato i loro soldi presso di me, e sono creditrice del governo o dell'impresa a cui ho prestato i soldi. Se i miei creditori non mi restituiscono i soldi, e io comunque devo restituire a Giacinto, a Luigi e a Guido, quindi ho un problema. Se io sono una banca centrale e ho prestato i soldi alle banche e ai governi, io ho un braccio solo. Io non devo restituire niente a nessuno. È vero che nel mio bilancio in partita doppia ho scritto, quando ho prestato i soldi a una banca o a un governo, ho scritto che ho un passivo. Creo moneta e registro questa creazione di moneta nel mio passivo. Ma è un'operazione fittizia, io in realtà non devo restituire soldi a nessuno. Se io, banca commerciale, cancello i miei crediti nei confronti delle imprese, è chiaro che fallisco perché restano i miei debiti nei confronti di qualcuno. Se io, banca centrale, cancello i miei crediti, non fallisco perché non devo restituire niente a nessuno. C'ho semplicemente un problema contabile. E il mondo si è fermato di fronte a questo problema contabile ed è disposto ad accettare la distruzione del risparmio di tutti i cittadini del mondo per salvare un sistema finanziario che ha fatto follie. E no, non vede quanto banale sarebbe la soluzione. E quindi la soluzione sarebbe il giubileo del debito. Sarebbe, sì, ma fare attenzione, mentre il sistema finanziario vuole fare il giubileo dei loro debiti nei confronti dei cittadini, noi dobbiamo concepire il contrario, anche perché i soldi dei cittadini sono accumulati col sudore della fronte, no? Magari non tutti, qualcuno, i grossi risparmi sono frutti anche di cose piuttosto sporche del mondo, visto che il mondo è organizzato per permetterlo. Ma ci sono anche i soldi normali dei cittadini per bene che hanno lavorato e hanno accumulato i loro risparmi. I crediti del sistema finanziario sono al 99% originati da denaro creato dal nulla. Ce ne torni ad essere. Il mondo è sotto questa spada di Damocle, di una montagna di soldi creati dal nulla che hanno gonfiato crediti che non saranno mai ripagati e il valore degli asset finanziari che non rappresentano nulla. Con la ricchezza finanziaria si potrebbe comprare 10 volte tutto il mondo, che senso ha? Quindi far fallire le banche centrali o semplicemente cancellare i loro crediti è l'unica soluzione indolore con il quale il mondo può far sparire questo problema e può restituire a tutti noi la possibilità di tornare a ragionare su cose serie, non sui meccanismi della finanza che sono tutti falsi, tutti illusori. La ricchezza finanziaria è fasulla. Aristotele, 2500 anni fa, ce l'ha detto.
Fare soldi con i soldi non ha nessun senso, non è etico, non è morale, la crematistica non ha senso. I pochi soldi che servono a finanziare la produzione, gli investimenti, il lavoro, ne servono pochissimi. Ne serve un millesimo di quelli che ce ne sono oggi nel mondo per far sparire povertà, disoccupazione, precariato, risolvere tutti i problemi. Invece noi abbiamo questa montagna enorme e governi che purtroppo si prestano a tutelare gli interessi di questo sistema folle, anziché tutelare gli interessi dei cittadini. Quindi, tornando alla nostra domanda iniziale, dopo questa bellissima, come dire, lezione magistrale sul sistema, che credo sia stata fatta anche in un modo molto comprensibile per ognuno, in che modo, secondo te, è possibile che questi NPL vengano gestiti in maniera intelligente? Cioè, è pensabile quello che alcuni dei nostri politici, sembra tutti i partiti che la pensino allo stesso modo, si possa addivenire ad una soluzione legislativa che permetta anche al debitore di poter acquistare il suo debito? Questa sarebbe una soluzione troppo ragionevole per pensare che venga presa. Come tutte le cose semplici e buone, che rispondono agli interessi delle popolazioni, perché non vengono prese? Perché nelle istituzioni ormai abbiamo persone che non rappresentano più i nostri interessi, rappresentano gli interessi del sistema finanziario, che è diventato talmente potente da poter comprare la narrazione, il sistema mediatico è controllato dagli stessi soldi che controllano le multinazionali, le banche, il sistema finanziario, che controllano gli organismi sovranazionali che sono diventati più importanti dei governi e dei parlamenti nazionali. In realtà i governi e i parlamenti nazionali hanno più potere, le decisioni non vengono più prese nel nostro Parlamento, vengono prese altrove. E sempre di più in organismi dove il confine fra pubblico e privato sparisce, come il meccanismo europeo di stabilità, come l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, il destino dei non-performing loans non lo possiamo decidere noi oggettivamente, verrà deciso da altri e secondo quei criteri. Fino a quando noi non saremo capaci di renderci conto della dimensione del problema e quindi organizzarci per riprenderci la responsabilità di gestirlo in prima persona, e saranno altre persone che rispondono ad altri interessi. Permettere a un cittadino privato che ha un mutuo problematico, che non è in grado di restituire, di ricomprarselo esattamente a quel 10 o 20% al quale la banca è disposta a venderlo al cravattaro ripulito e ufficiale di turno, è troppo giusto, è troppo ragionevole, ci guadagnano tutti. Se questo è ragionevole ed è vero, perché non possiamo applicare il medesimo ragionamento anche ai crediti vantati da agenzie per le riscossioni nei confronti dei cittadini, che ammontano dagli ultimi dati, se non ricordo male, a 1.053 miliardi, e lo stesso direttore dell'Agenzia delle Entrate dice non più del 10% è comunque esigibile. A questo punto la logica dovrebbe essere la stessa. Assolutamente, assolutamente. Tutto ciò che riguarda debiti e crediti ha una logica molto semplice. Se chi deve restituire i soldi non è in grado di farlo, perché facciamo finta di niente? Perché impacchettiamo questi problemi dentro titoli e strumenti derivati nei quali facciamo maturare altri interessi, facendo finta che quello ci restituirà il capitale più questi altri interessi per maturano, quando sappiamo già che non restituisce manco il debito di prima? Diamogli la possibilità di liquidare quel poco che può, appunto, e andiamo avanti.
è nell'interesse di tutti. E perché allora qualsiasi governo si sia succeduto in questi ultimi anni non è capace di fare, parlo adesso dell'Agenzia per le Riscossioni, una proposta di questo tipo, piuttosto che le varie rottamazioni che si sono succedute con dei fallimenti ripetuti, perché anche l'ultima, ancora non abbiamo i dati precisi di quanti hanno pagato le prime due rate, ma credo che sarà un fallimento. Qui sarebbe molto più semplice, basterebbe anche un DPCM, un decreto legislativo in attesa di una legge definitiva. Assolutamente sì, assolutamente sì. Come sarebbe possibile per il governo ritornare a tutelare il risparmio dei cittadini come faceva un tempo con le banche pubbliche e con i titoli di Stato dedicati direttamente alle famiglie, a volte ai cittadini? Voi cittadini avete risparmio privato, io ve lo garantisco con le banche pubbliche che per definizione non possono fallire. Ve lo garantisco con i titoli di Stato e ho tutta la liquidità che serve per finanziare le cose. Una banca pubblica, rispetto a una banca privata, un ente pubblico, non ha l'assillo del conto economico. Non fa le cose per fare soldi, fa le cose per rispondere agli interessi della collettività. L'Agenzia delle Entrate, ma che cos'è l'Agenzia delle Entrate? Una volta c'era il Ministero del Tesoro e il Ministero delle Finanze. Tu parlavi con lo Stato, adesso parli con un privato, mascherato da pubblico, che guarda solo il conto economico. Noi abbiamo messo tutta questa serie intermedia di filtri fra noi e la politica che ci hanno fatto perdere completamente il contatto, e tutte queste strutture portano alla deresponsabilizzazione della politica. Non hanno strumenti per agire, hanno delegato un po' in basso verso queste strutture, un po' in alto verso organismi sovranazionali, dove però il contatto fra il cittadino e chi decide non esiste più. Non esiste più nemmeno quel funzionario, perché troppo spesso ormai bisogna fare l'appuntamento telematico, il distributore elettronico, eccetera. Parlare con un funzionario diventa difficilissimo. Se vai all'agenzia per le dirette discussioni e 15 minuti di tempo, scaduti i quali devi prendere un secondo appuntamento, cioè il rapporto tra il cittadino, che secondo la Costituzione sarebbe quello che comanda lo Stato, no? La Costituzione dice che è il popolo che è sovrano, ma qui siamo arrivati al punto in cui sovrana diventa forse l'intelligenza artificiale, diventano tutta una serie di strumenti, come dicevi te, hanno un po' esautorato il ruolo della politica. Sì, ormai ci sono filtri infiniti che non ci permettono più di parlare, il castello di Kafka. E cosa deve fare a questo punto il semplice cittadino o la semplice impresa che ha un mutuo incagliato da diverso tempo, magari con una di queste banche che sono saltate e si trova con le azioni esecutive? Gli rimane soltanto l'aspetto tecnico, giuridico, le contestazioni? Sì, sì, sì. Ci sarebbe la legge sullo sdebitamento, che è poco conosciuta, poco applicata. Come tutti gli strumenti a difesa dei deboli, sono poco conosciuti e poco applicati. In realtà il concetto di sovranità andrebbe un po' ripulito nella mente delle persone, perché noi lo confondiamo con il diritto. Noi abbiamo il diritto a che lo Stato faccia qualcosa per noi, ma sovranità è esattamente il contrario. Il sovrano è quello che ha il dovere di fare le cose per bene, e noi siamo ancora sovrani. Siamo noi che ci dobbiamo riorganizzare e decidere di cambiare questo sistema che ha perso il senno. Se continuiamo a sperare che le soluzioni ci provengano dal governo, dal Parlamento o dalle varie agenzie, noi saremo disperati. Noi abbiamo assolutamente bisogno di reimparare a organizzarci, a concepire un mondo totalmente diverso. Questo non sta più in piedi. La stessa idea del diritto ha fatto il suo tempo. Dobbiamo trasformare l'idea del diritto in idea di responsabilità, perché la libertà, la sovranità è fatta di responsabilità. Ma se io mi illudo e penso che la mia sovranità sia il diritto di stare fermo ad aspettare che qualcuno che io ho delegato faccia gli affari miei, e non avrò mai niente. Noi dobbiamo
dobbiamo tornare a occuparci di politica e ricordarla a cose semplici, fare piazza pulita di tutte le complicazioni inutili che sono state inventate, togliere di mezzo l'idea dell'intelligenza artificiale, perché sono gli uomini che sanno che fra 0 e 1 ci sono infinite soluzioni, che possono inventare soluzioni nuove. 0 e 1 ci porta verso il baratro meccanicamente, verso quella serie di meccanismi che sono stati innescati per far sì che il sistema finanziario si prenderà tutti i nostri risparmi. E con i nostri risparmi, mantenendo in piedi i loro crediti, si prenderà anche le case, le terre, anche il patrimonio pubblico. Se stiamo a guardare e ci mettiamo a sperare. È quello che sta un po' avvenendo, perché mi sembra che gli ultimi numeri dicono ormai 260.000 case all'asta, aumentano di mese in mese, si stanno effettivamente riprendendo tutto quanto, sviluppando poi dei meccanismi anche perversi, perché dietro tutto questo mondo delle aste c'è poca luce, poca serenità, c'è poca trasparenza soprattutto. C'è una differenza fondamentale fra il bene reale e il valore finanziario. Il valore finanziario, se sappiamo che è esagerato, se ci si può comprare 10 volte tutto il mondo, almeno 9 volte può sparire e non cambia niente della realtà, i beni reali sono quelli che contano. Ora, se io sono un potente e ho in mano un enorme valore finanziario che so che non vale niente, il mio obiettivo è trasformarlo in beni reali. Case, immobili di pregio, aziende che gestiscono i servizi pubblici essenziali. Perché tanta ostinazione nella privatizzazione dei servizi? Perché un servizio pubblico essenziale mi permetterà sempre di fare soldi. Perché tu, cittadino, per la salute, per l'acqua, per l'elettricità, pagherai sempre. Bene, credo che abbiamo fatto un panorama abbastanza completo. È anche molto comprensibile, a mio avviso, dando spiegazione, pur parlando di problematiche a livello mondiale molto complesse, che siano comprensibili per le persone, tra virgolette, normali, perché l'economia ce l'hanno resa difficile, forse anche perché così, non capendola, stiamo a casa nostra ed evitiamo di disturbare i manovratori. Grazie infinite per questa intervista e speriamo di continuare poi prossimamente su degli argomenti sempre attinenti all'economia, perché se noi non ci occupiamo dell'economia, sarà l'economia ad occuparci di noi, anzi lo sta già facendo in maniera molto evidente. Grazie e alla prossima. Grazie Giacinto, grazie a tutti, alla prossima.